Prego, senatore. Sì, grazie Presidente, ma io intervengo su una recente sentenza della Corte Costituzionale, la 236, che è stata pubblicata la settimana scorsa, che inerisce una legge regionale della mia regione, della Liguria, che però è un po' rappresentativa di un fatto nuovo in questo Paese. E cioè, da quando il ministro Costa fa il ministro dell'Ambiente, tutte le leggi regionali di tutte le regioni italiane inerenti alla gestione faunistica sono state impugnate davanti alla Corte Costituzionale su proposta del ministro dell'Ambiente, credo che non sia mai successo, 100% di tutte le regioni italiane di qualsiasi colore politico. Lascio perdere la valutazione politica, la rilevanza politica, questo tema meriterebbe di essere affrontato non soltanto in un intervento di fine seduta, è noto a tutti che il Movimento 5 Stelle non voglia bene alle regioni, è altrettanto noto che le regioni non vogliono bene al Movimento 5 Stelle, difatti non battono colpo in nessuna regione, forse fanno anche bene a valutare di non presentarsi neanche più alle elezioni regionali. Ma il dato altrettanto curioso che voglio segnalare è che quando a settembre del 2018 il Consiglio regionale della Liguria licenziò a maggioranza ampia questa legge regionale, un gruppo di consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle si appellarono pubblicamente, anche sui giornali, al ministro Costa chiedendo un intervento politico affinché quella legge regionale fosse impugnata. Guardate che non sto parlando di una legge folle, sto parlando di una legge regionale che inerisce la regolamentazione dell'attività di tassidermia e di imbalsamazione, quindi una cosa che è distante anche rispetto a quello che può avere un aspetto, un interesse di carattere emotivo. Bene, i consiglieri 5 Stelle si appellano al ministro Costa affinché la legge venga impugnata, io l'ho letto come un appello politico, e l'uso strumentale dell'opposizione ha portato ad un'impugnativa da parte del Consiglio dei Ministri su proposta rigida proprio di quel Ministero. Bene, la settimana scorsa è arrivata la sentenza della Corte Costituzionale, una delle prime, che chiaramente, palesemente, ha dato torto al ministro Costa, ha dato torto al Ministero dell'Ambiente e ha detto che la legge della Regione Liguria era perfettamente legittima e quindi ha ristabilito quello che era un'evidente palese normalità rispetto a un interesse politico di parte che dovrebbe viaggiare su un binario diverso rispetto alla sollevare la questione di costituzionalità delle leggi all'interno dei consigli dei ministri. Non vado più di tanto nel merito, ma anche questa volta, come più volte riportato da me all'interno di quest'aula, determinate forme di estremismo animalista, determinate forme di paraocchi per non vedere come viaggia il mondo porta ad arrecare dei danni, in questo caso ai danni alla regione Liguria, la regione interessata, porta ad arrecare danni a delle attività economiche importanti e anche questa volta ha portato a fare da parte del ministro Costa una gran brutta figura. Grazie senatore Bruzzone, è scritto a parlare.